mi ha detto di sto ragazzo lì che è andato giù in casa e per cambiare i soldi sì. Lui dopo l'ha mandato via. Il giorno prima del delitto, lunedì 23 settembre, il 17enne avrebbe suonato al campanello di Candido. Lui sarebbe uscito da questa porta. A quel punto il giovane gli avrebbe chiesto di cambiargli dei soldi. In realtà si sarebbe trattato di banconote false. Candido quindi si sarebbe molto infastidito e lo avrebbe allontanato. Alle 11:30 è arrivato qua, chi mi ha portato la spesa. Il signore Eugenio ha visto Candido la mattina di martedì 24 settembre, poche ore prima del delitto. Era molto infastidito. Il giorno prima il ragazzo, ora accusato di averlo ucciso, aveva bussato alla sua porta. Ha detto lui che è andato giù a casa sua. È arrivato qua alle 11:30. Mi ha detto di sto ragazzo lì che è andato giù in casa e per cambiare i soldi. Il 17enne non si sarebbe presentato in bottega, ma a casa di Candido, con circa 300 euro, in banconote di grosso taglio, che però sarebbero state contraffatte. Era un po' stranito da questa cosa, gli era sembrata una cosa strana. Ma quello sì. Non ci li ha cambiati andare giù in casa. Era successo il giorno prima che è stato ucciso questa cosa. Candido gli ha detto proprio ieri è venuto il ragazzino, giusto? Sì, sì. Candido sembrava molto infastidito da questo episodio, si sentiva preso in giro, anche perché si sarebbe immediatamente accorto che si trattava di banconote false. Ha detto lui, ci ha detto di andare e non venire più qua. Quindi l'ha proprio mandato via di casa? La manda via. Il 17enne sapeva che Candido teneva contanti in casa? Perché poi sarebbe tornato anche il giorno successivo? Per minacciarlo? I soldi a cui il giovane sembrava molto interessato sono davvero il movente di questo delitto?